lei sta formulando una serie di opzioni che sono abbastanza fondamentali, perché il segretario, il sottoscritto, ha informato il Consiglio Comunale che nell'autonomia dei singoli consiglieri comunali devono loro stessi sapere, perché qua non è aperto nessun tribunale, ma non fare accertamento di casa per te, che ognuno nella libertà di voler votare un candidato di 53 sa benissimo che nessuno di loro che va a votare ha parentesco uno dei 53 candidati. E questo è stato ottenuto di quanto grado. E siamo molto chiarito che per quanto riguarda il discorso del consigliere, del dottor Daniele Carrero, lei ha informato ampiamente il consiglio, la grande informativa che il sottoscritto, il dottor Cinto Di Matteo, ha prodotto un ricorso al TAR per annullare l'atto di della delibera, di annullamento della delibera, perché anche questo è il consiglio cosciente, quindi che la democrazia, con questi diritti di avanci, continuare su questo, diventerebbe essere ridicoli anche di fronte al pubblico numeroso che è stato approvato. Allora, a questo punto, quando si fanno delle proposte, caro consigliere, si fanno all'inizio del lato, non è che ogni volta si fanno una proposta.